Adesso abbiamo gli ultimi due interventi e ci occupiamo di sostenibilità economica, importantissima per affiancare tutto il discorso precedente. Per la Benigni che è l'opicata, come la dobbiamo chiamare, se dipende da come si legge, comunque ce ne parla. E per il dottor Luca Benigni invece abbiamo Motti che adesso vi presenterà, che va bene chi è, cosa fa qui, che sostituisce tutta la commissione, quindi ascoltiamo un po' dalle sue parole di che cosa si occupa questa SPA da poco, mi sembra, e come può affiancare il professionista nel percorso della professione. Buonasera a tutti. E siamo qui a presentarvi la IK Benigni, che sia una struttura nata dall'idea di uno studio più globale che 2 anni fa da Luca Benigni. Nell'ultimo anno siamo riusciti a realizzare un progetto che è in continua espansione e che riguarda l'aiuto a tutte le forme di carattere fiscale, cioè dal piccolo imprenditore alla grande società. Questo lo stiamo realizzando grazie a una rete capitale sul territorio, ma non solo, e anche all'estero, tramite uno studio che abbiamo acquisito ultimamente, lo studio Kellner di Londra, e le sue sedi dislocate a New York, Hong Kong, Dubai, che ci permettono ovviamente di aiutare l'imprenditore che ha delle nuove idee e ha voglia di proporre il proprio business verso estero, nell'agevolare questo percorso. Oggi ho sentito parlare di detrazione del 65% parecchie volte, quindi non vi detterrò con il 65%, adesso lo conoscete forse meglio di me, ovviamente, per quello è un argomento quotidiano. In realtà ci sono moltissime altre opportunità. Queste opportunità derivano, ad esempio, dai fondi comuni europei, che oggi sono quasi un pecchetto per l'allodole, ne sentiamo parlare, nessuno si avvicina, invece in realtà esistono dei fondi, esistono fondi non utilizzati da parte dell'Italia, che invece possono aiutare a realizzare nuove idee, nuovi progetti. L'Italia, gli italiani, sono un paese dove ci sono rendimenti poco sfruttate per tanti motivi, fondamentalmente tendiamo ad andare fuori, non sviluppiamo qui. Abbiamo delle possibilità di farlo, abbiamo delle possibilità di farlo tramite proprio dei soldi. Soldi che ci possono essere dati a fondo perduto, con un prestito agevolato, cercando di realizzare dei progetti ben determinati. Ove non riusciamo o dove non possiamo avere questi fondi, lo studio, la nostra struttura, può aiutare tramite le nostre referenze. Noi ormai siamo accreditati con gli istituti di credito come Deutsche Bank, come Montepaschi, come UBI, e quindi poter avvalorare un progetto e quindi anche una vostra struttura affinché possa diventare una realtà. Ho sentito tante innovazioni oggi, ovviamente nel vostro campo, non nel nostro, perché nel nostro le idee sono poche e ma sviluppate, purtroppo siamo tutti ormai consapevoli che abbiamo una grossa pressione fiscale, ci lamentiamo tutti delle tasse, e in realtà possiamo attingere anche a questo tramite le start-up innovative, che hanno delle possibilità di detrazione fiscale sulle assunzioni, che hanno possibilità di detrazioni fiscali su chi vuole investire in progetti, su idee, che possono cambiare realmente il nostro modo di vivere la vita. Oggi sentivo costruzioni in legno, nuovi VPC, risparmio energetico, tutte cose doverose, tutte innovazioni doverose da applicare in un mondo se vogliamo portarla avanti, ovviamente, no? Vogliamo anche risparmiare energia elettrica, come ha detto l'ingegner Rossi, e la detrazione del 75% ci dà una mano in questo. Ma portare un prodotto, farlo conoscere, non solo in Italia ma verso l'estero, è un progetto importante. Noi abbiamo tutte le capacità per potervi accompagnare in questo percorso. Ovviamente, dico sempre,
ogni progetto, ogni pensiero, ogni idea che uno può avere deve avere un suo vestito. E oggi è normale che se qualcuno viene e parliamo di vorrei creare una piccola gelateria, gli dico fate un SPA, cominciamo lavorando su una piccola ditta. Oggi possiamo fare anche questo, possiamo seguirvi anche nel piccolo come nel grande. La nostra struttura, tramite i loro professionisti, attualmente aiuta anche nella fase di contenzioso tributario. Abbiamo ormai strutturato a Torino un ottimo studio che si occupa solo di contenzioso contro le lettere d'amore che ci scrivono la GERIT e l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo più di 300 casi in tutta Italia. Siamo ormai ferratissimi e addirittura i nostri clienti sono i nostri colleghi, sono gli stessi commercialisti che si affidano alla nostra esperienza in merito proprio a queste famose letterine d'amore che ci chiedono quasi sempre un ritorno economico di base. Londra e l'estero sono invece una grossa opportunità. Dicevo in merito alla possibilità di creare valore. Il valore si crea tramite le idee. Le idee vanno sviluppate. A volte non si sa nemmeno da dove partire. Allora, un colloquio con un professionista che vi possa semplicemente indicare o valutare, anche con una semplice chiacchierata, senza impegno, senza nessun tipo di condizione, e che vi possa dire c'è una possibilità, perché l'idea è buona, le nostre sinergie ce lo permettano, avere tanti studi come abbiamo fatto nell'ultimo anno e non crea solo sinergie per voi o per l'idea che avete, ma di livello fiscale ovviamente, ma anche con le imprese che noi seguiamo. Oggi possiamo essere un collegamento fra una vostra idea e l'idea di qualcun altro, che insieme possono realizzarsi in maniera contemporanea. Quante volte abbiamo paura del partner con cui ci affidiamo per cominciare un lavoro? Chi meglio di noi? A noi succede molto spesso che ci chiedano: ma mi sai consigliare un buon elettricista? O mi sai consigliare un buon architetto, un buon ingegnere? E se noi conosciamo tutti. In realtà abbiamo tanti clienti. Queste persone che conosciamo ovviamente le conosciamo da anni, sappiamo se sono degli ottimi professionisti, se sono delle ottime persone soprattutto, perché ovviamente incominciare un'avventura insieme a un partner che non si conosce è andare un po' alla cieca. Quindi anche questo è molto importante nell'ottica di uno studio integrato e che possa essere radicato sul territorio. Noi stiamo creando proprio questo per i nostri clienti, non solo un aiuto contabile e fiscale, quella è la base, ci siamo cresciuti e non la disprezziamo, non la neghiamo ed è importante, ovviamente proprio per evitare di fare errori che scontiamo con una pressione fiscale ormai quasi insostenibile a volte. No? L'altro giorno parlavamo con un collega, lui è venuto a me e mi ha detto: senti, mi fai un calcolo, quanto mi rimane quest'anno? Che ho fatto in calcolo. Praticamente lui rimaneva il 30% di quello che incassava, perché il primo anno aveva il saldo delle imposte da versare e poi c'era pure il racconto. E lui dice: ma come, io mi danno 3.000 euro, ma me ne rimangono 800? E gli ho fatto: caro mio, qua ci abbiamo poco da fare. Però possiamo anche lavorare su questo. Cosa vuoi fare? Beh, allora fai un investimento, ti aiuterà a crescere come professionista. E nel contempo non buttare i tuoi soldi, non buttarli, perché tagliamo lo Stato, ma oggi mi sembra che lo Stato con la sua pressione, insomma, troppi ne dovrebbe prendere, addirittura dovremmo quasi essere inutile. Questa è un piccolo esempio di quello che un professionista dovrebbe fare, e non un ragioniere. Non disprezzo la categoria dei ragionieri, però noi non facciamo i conti, noi diamo indicazioni, noi vi accompagniamo. Siamo vicini a voi proprio per cercare di tutelarvi in un mondo in cui la pressione fiscale quasi uccide l'azienda. È la cosa peggiore in assoluto. Oltre a aiutarvi veramente a crescere tramite sinergie, fondamentalmente. E speriamo pure di portarvi anche all'estero, quello per noi sarebbe importante.
Vi ringrazio.